Buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today. Non si placano le polemiche dopo il rigore inesistente concesso da Marinelli al Venezia nella gara di domenica. Intanto, per quello che riguarda le decisioni del giudice sportivo, 10.000 euro di ammenda per Claudio Fenucci per avere al termine della gara negli spogliatoi rivolto ad alta voce, restando a distanza, frasi offensive nei confronti degli ufficiali di gara, sanzione poi attenuata per aver successivamente presentato formali scuse al direttore di gara per il suo comportamento. Ammenda di 5.000 euro al Bologna per non aver impedito che persona non identificata al termine della gara urlasse parole offensive nei confronti degli ufficiali di gara, mentre il direttore di gara faceva ingresso nel proprio spogliatoio. Questi i dispositivi del giudice sportivo, ne parliamo anche nel servizio di Gianfranco Parmigiani. Vige un adagio dai tempi in cui abbastanza recenti anche il calcio, ultimo baluardo possibile delle parole in libertà da bar, è rimasto vittima del buonismo e del politicamente corretto, che recita così: alla fine di ogni campionato torti e vantaggi più o meno si equivalgono, ergo inutile scaldarsi per vere o presunte topiche arbitrali, per quello che avrebbe potuto essere o non è stato, per episodi che nell'arco dei 90 minuti ti sembrano avere il valore di una vita intera ma che nell'oceano di un campionato infinito sarebbero piuttosto insignificanti gocce piovute dal cielo nel mare magnum del ciclo delle stagioni. Sì, col cavolo, perché l'ultima gaffa di Marinelli, quella che ha regalato pareggio poi vittoria al Venezia già in B, su un Bologna che stava tranquillamente portando a casa 3 punti tondi tondi, è solo l'ultima di una serie di colossali sviste, alcune delle quali siamo convinti non degne di scomodare complottismi di sorta, ma tutte da analizzare nell'ambito degli studi neurologici delle giacchette nere, come ascrivibili alla complessità e anche alla patologia della psicologia umana, di cui il Bologna è rimasto vittima come quasi mai in un recente passato. Chi vi parla nel suo piccolo ha una discreta memoria storica di partite rosso-blu, patite anche al Dall'Ara almeno dalla metà degli anni 70, ed una tal teoria di granchi arbitrali non se li ricorda nemmeno ai bei tempi dell'era Moggi. A tal punto che raccontano le cronache di Casteldebole, lo stesso AD Claudio Fenucci, di solito dalla plomba da Mantino, non solo sarebbe corso negli spogliatoi del Penso a dirne 4, come i gol subiti al militare Marinelli detto l'orgoglioso, ma avrebbe anche telefonato in qualità di dirigente del Bologna e membro della Lega ai vertici designatori arbitrali per esporre il cahier de doléances, una sorta di dossier interno al Bologna che documenterebbe una serie di partite condizionate pesantemente da colossali, quando non anche stravolgimenti arbitrali, di episodi giustificabili solo con l'ammissione di problemi allucinogeni da parte del direttore di gara. Per quel che può contare, anche perché si entra qui nel campo dell'imponderabile, del multiverso, delle linee temporali. Manco i confini della realtà puoi infatti sapere come sarebbe andata a finire senza le colossali pestate degli arbitri. Proiezioni fantastiche alla mano, comunque 6-7 punti in più il Bologna, secondo la cartella X-Files, anzi X-Sfigas di cui parlavamo, li potrebbe tranquillamente recriminare. E allora il patron saputo, che dovrebbe tornare sul suo italico non domenica prossima per l'ultima Dall'Ara, ore 12.30 col Sassuolo, ma per l'ultima di campionato in casa del Genoa, potrebbe tenere anche conto per la presunta rivoluzione tecnica dell'anno prossimo, di cui tanto si ciancia ma che nessuno vede, che tutto sommato quel traguardo di punti prefissati non fosse stato per il destino avverso determinato dagli arbitri, non ci sarebbe mancato poi più di tanto ad ottenerli. Ci sovviene, in chiusura, un aforisma di Schopenhauer per una vita saggia. Il destino mescola le carte e noi giochiamo, da chiosare con «E i Marinelli arbitrano». Domani riprenderanno gli allenamenti del Bologna, ore 15, in vista della gara con il Sassuolo, in programma domenica Dall'Ara alle 12.30. Ora un'ampia pagina di basket, perché domani sera si gioca la finale di Eurocup 20:30 fra Virtus e Bursaspor. Allora sentiamo Jack Bonora.
tutto si è messo nel modo giusto. Si gioca a Bologna perché la squadra turca in stagione regolare ha ottenuto un risultato peggiore dei bianconeri, poi però è stata bravissima a vincere 3 partite su 3 in trasferta e adesso arriva a giocare la finale da underdog, da sfavorita, ma è una partita secca e può accadere veramente di tutto. Tutta la pressione è sulla squadra bianconera, favoritissima anche dai quotisti. La vittoria si gioca a 1,31. È una Virtus che ha un organico superiore. Da quando sono arrivati Hackett e Schenghelia, il livello della formazione bianconera è nettamente salito. L'impatto difensivo è cresciuto esponenzialmente e il contropiede preso letteralmente il volo, ma attenzione a questi turchi, attenzione perché sono dei cani rognosi, come quasi si sono autodefiniti. Hanno vinto, ribadisco, 3 partite su 3, hanno battuto il Partizan davanti a un pubblico ovviamente calorosissimo e numerosissimo, quindi partita decisiva per entrambe le squadre, ma fondamentale anche per la storia della Virtus, perché potrebbe significare il ritorno in Eurolega con quello che ne consegue, una società che non l'ha propone semplicemente per fare la cosiddetta gita enogastronomica, come diceva Sabatini, ma per vincere, magari non il primo anno, però costruirebbe subito una squadra competitiva per la massima competizione europea, con l'obiettivo negli anni di arrivare addirittura a vincerla. Quindi in pratica il cammino proposto in Italia, la proprietà Segafredo potrebbe proporlo in Europa. Direi che il futuro potrebbe essere luminoso. Tocca ai bianconeri accendere la luce. Oggi Media Day in casa Virtus, andiamo ad ascoltare le parole del coach Sergio Scariolo. Adesso ovviamente trovare l'equilibrio fra gestire le emozioni, essere concentrati e essere in grado di cogliere l'opportunità che ci si presenta è un fatto molto soggettivo, nel senso che ognuno in base alla sua esperienza, al suo carattere, alla sua personalità, lo saprà fare meglio o peggio, magari quelli che abbiamo tante partite di questo tipo già vissute alle nostre spalle possiamo dare una mano, no? Quelli che ne hanno meno. Gli avversari, il loro piano partite sarà probabilmente proprio quello di disattivare Teodosic e Bellinelli, quindi loro devono essere capaci di giocarle bene, se hanno l'opportunità di, ovviamente devono creare pericolo, però se hanno l'opportunità di finire con un tiro lo faranno e se no devono essere capaci di finire con un passaggio e di utilizzare diciamo le grandi attenzioni che tutte le difese gli riservano normalmente. Ma è una grande squadra di grandi tiratori con un ottimo sistema, con un attacco fantastico, con effettivamente una conoscenza molto precisa di qual è il ruolo di ciascuno, sicuramente, e con una capacità di giocare fuori casa praticamente allo stesso modo che in casa, quindi senz'altro la rispettiamo moltissimo e sappiamo che aspettarci qualunque cosa che sia meno di molto difficile da questa partita sarebbe da ingenui. Ma siamo stati sempre abbastanza compatti e coesi dal primo giorno del training camp. Abbiamo avuto un sacco di vicissitudini, tutta la prima parte della stagione è stata massacrata da tutta una serie di infortuni e diciamo che proprio lì sta la ragione secondo me per la quale siamo qui, perché da un lato siamo stati capaci di superare diciamo in maniera dignitosa i momenti difficili, addirittura in qualche momento brillante, e dall'altro quel lavoro diciamo seminato ha creato una base di sia a livello di gioco che a livello di ruoli che a livello di fiducia reciproca, che poi quando finalmente abbiamo trovato salute e abbiamo ovviamente anche aggiunto un paio di giocatori di esperienza al roster, diciamo come risultato finale su quella base siamo stati in grado di prendere una buona velocità di crociera. Le parole di Daniel Hackett alla vigilia della gara fra Virtus e Bursaspor. Le sensazioni sono positive, è ovvio che quello che volevamo fare era
darci una possibilità di arrivare a giocare questo tipo di partite, avere la possibilità di alzare un trofeo, di giocare per un trofeo. E devo dire che nonostante il format dell'Eurocup, che è qualcosa di pazzesco, però siamo riusciti a stare insieme, a trovare un'ottima chimica negli ultimi mesi. E siamo qui, abbiamo veramente una partita tosta domani, perché Bursa è una squadra talentuosa e dovremo fare del nostro meglio per provare a portarla a casa. Penso che ogni finale porta un po' di ansia sana, un po' di adrenalina, un po' di farfalle allo stomaco, no? Se non c'è questo, vuol dire che dentro forse non sei portato per questo tipo di partite. Quindi c'è l'eccitazione della vigilia, c'è il... si sente il lavoro, il cammino che abbiamo fatto per arrivare fino qua, e adesso si tratta di concentrarsi mentalmente per affrontare al meglio la partita di domani. E cosa significa per voi poter riportare, vedo che c'è di riportare la Virtus in Eurolega? Significa tanto, soprattutto per il nostro presidente che ha investito e che ci tiene tanto a fare qualcosa per la Virtus e a riportarla ai vertici europei. Quindi sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è questo, è quello che il presidente desidera, e faremo il possibile per renderlo felice. Se posso dire qualcosa, una volta che vai in campo ti butti su un pallone, ti sbucci le ginocchia, dai una bella briscola a qualcuno e la paura passa. Non è che ricordo la finale di vittoria di Eurolega che Micić mi diede una bella briscola e per 2-3 secondi ero proprio... vedevo le farfalle, lì mi sono sentito proprio carico, ho detto oh, ok, ci siamo qua, quindi prenderlo o darla cambia poco. No, però come ho detto prima, abbiamo giocatori che sono esperti, anche quelli giovani, sono giocatori che hanno vinto qua e so che avremo le giuste motivazioni per affrontare questa partita. Con le parole di Daniel Hackett si chiude questa edizione di Sport Today, grazie per essere stati con noi e buona serata.